Ok, vediamo oggi la correzione della verifica sulla prima parte della dinamica, applicando il principio della dinamica al moto lungo il piano inclinato. La verifica consisteva di 8 tra quesiti ed esercizi. Cominciamo dal primo. Primo esercizio dice: un blocco di ghiaccio scivola lungo un piano inclinato di 34 gradi in assenza di attrito. Questo è un punto importante. In assenza di attrito, qual è l'accelerazione del blocco? Ricordando che g è 9,81 metri al secondo quadrato. Noi abbiamo visto che in assenza di attrito la forza risultante, cioè la somma di tutte le forze applicate, cioè la massa del blocco per la sua accelerazione, vale la parte del peso parallela al piano inclinato, perché sono applicate due forze, il peso e la reazione vincolare. La reazione vincolare impedisce al blocco di perforare la superficie del piano inclinato e quindi cancella la parte del peso perpendicolare al piano, rimane non bilanciata, cioè rimane attiva per capirci, solo pi parallelo. E pi parallelo è legata al peso e all'inclinazione del piano, con la relazione P per il seno di alfa. P vale massa per accezione di gravità, questa, per cui, eguagliando le due relazioni, ho che MA vale mg sen alfa, e quindi l'accelerazione vale, semplificando per la massa, g per il seno di alfa, quindi nel nostro caso l'accelerazione è 9,81 metri al secondo quadrato per il seno di 34 gradi. E si veniva circa 5,48 metri al secondo quadrato. 5,5 andava bene lo stesso. Ok? Mi si trova solamente di applicare quella relazione. Domande? Molto bene. Qui quasi nessuno ha avuto problemi. Viceversa, nel secondo caso, secondo esercizio, dice: un ragazzo scende con lo snowboard lungo un pendio. L'inclinazione del pendio vale 13 gradi e il coefficiente di attrito tra lo snowboard e il ghiaccio e la superficie del pendio vale 0,20. Quanto vale l'accelerazione? In questo caso, diversamente da prima, fatemi scrivere qui, abbiamo che agiscono sul ragazzo, ci sono tre forze. Se sta scendendo, okay, l'attrito radente è diretto in verso opposto al moto, quindi la forza di attrito, fatemi disegnare in blu, è verso l'alto. Quindi questa è la forza di attrito. Poi c'è la forza peso, che è sempre presente, che è diretta verso il basso verticalmente, e la solita reazione vincolare. Eccola qua. Qui non c'è moto perpendicolarmente al piano, quindi la reazione vincolare serve solo a bilanciare il peso, quindi R vale P perpendicolare, quindi P per il coseno di alfa, mentre parallelamente al piano inclinato, la forza risultante, cioè massa per accelerazione, vale P parallelo meno la forza di attrito. La forza di attrito radente è il coefficiente di attrito mi per la relazione vincolare, che stavolta è P perpendicolare, quindi vale mi volte G mg coseno alfa. Di conseguenza, unendo queste due relazioni, abbiamo che m per a vale mg sen alfa, che è pi parallelo, meno mi volte mg cosen alfa. Vedete che la massa è un fattore comune, si cancella, si può raccogliere a destra e si cancella, e rimane che l'accelerazione è g per sen alfa meno mi volte, possiamo mettere tra parentesi raccogliendo il g, mi per il coseno di alfa. Quindi nel nostro caso ho 9,81 metri al secondo quadrato per il seno di 13 gradi meno g
0,2 per il coseno di 13 gradi, per un totale di circa 0,29 metri al secondo quadrato. Andrà bene anche 0,3 più o meno, perché 0,295, facciamo così, arrotondiamo, che viene più semplice, 0,30 metri al secondo quadrato. Ok? Ecco, siccome qui in qualche caso c'è stato qualche errore di calcolo perché avete espresso correttamente la formula risolutiva, ma probabilmente ci sono stati degli errori nel calcolo del seno e del coseno. Vi ricordo che è sempre importante verificare che quando si usa la calcolatrice si è impostata con l'unità degli angoli che state usando. Perché se ce l'ho impostata con gli angoli radianti, io scrivo l'angolo in gradi, è chiaro che il conto non funziona, il risultato viene sbagliato. Per questa ragione è importante dire qual è la procedura di calcolo che utilizzate, poi fare il calcolo, d'accordo? In caso di errore di calcolo, comunque il metodo c'è, cioè il metodo corretto lo conoscete. Quindi il risultato sbagliato ha la sua importanza, ma non è determinante. Cosa volevi dire? Allora lo scrivo un po' meglio sopra, guarda, così forse si legge meglio. Ecco. 0,30 metri al secondo quadrato, approssimando la seconda decimale. Ok? Ok, esercizio numero 3, molto simile al precedente. Osserva attentamente la figura, qui abbiamo un piano inclinato, invece una palla che scivola. Non ho usato l'espressione rotola perché il rotolamento comporta la dinamica rotazionale che non abbiamo ancora visto, quindi supponete che non stia rotolando ma stia scivolando, questo fa una bella differenza. Scivola un piano inclinato, la componente del peso parallela al piano inclinato misura 20 N. Quindi qui non è il peso che è 20 newton, è P parallelo che è 20 newton, cioè P per il seno di alfa. Ok? Non è P. Io ho già questa parte. Ok? Quindi per avere P devo prendere P parallelo e dividerlo per il seno di alfa, non moltiplicarlo. Calcola il peso della palla, la sua accelerazione e in assenza di attrito quanto tempo impiega a percorrere il piano inclinato partendo da ferma. Attenzione, non avete la lunghezza del piano inclinato. Quindi se questa è H l'altezza, questa è la base, B la lunghezza L, ovviamente la trovo usando il teorema di Pitagora, H la seconda più la base è la seconda. In questo caso viene, mi pareva 26 centimetri, sì, 10 centimetri al quadrato più 24 centimetri al quadrato viene 26 centimetri, cioè 0,26 metri. Ok, l'accelerazione quindi vale a, come ripetendo quello che abbiamo visto nel primo esercizio, è g per il seno di alfa, quindi nel nostro caso g per h fratto l, quindi g per h così 10 centimetri fratto 26 centimetri. Qui posso usare anche centimetri perché tanto le unità di misura si semplificano e veniva, se non ricordo male, 3,77 metri al secondo quadrato. Poi il tempo di caduta si trova dalla relazione cinematica. Se parte da ferma, se di 0 è 0, allora lo spostamento, che è la lunghezza del piano L, vale V0 per delta T, che è 0 perché parte da ferma, più un mezzo dell'accelerazione per il tempo di caduta al quadrato, da cui il tempo di caduta è la radice quadrata di 2 volte la lunghezza del tratto percorso diviso l'accelerazione A.
e viene circa 0,37, mi pare, secondi, sì. Il peso della palla, dove posso scriviamolo qua, quindi è P, che vale P parallelo diviso sen alfa, quindi diviso H su L, quindi P parallelo per L diviso H, e viene 52 Newton. I risultati, fatemi cercare in verde, sono questo, questo e questo. Ci sono domande? Prego. Io non ho capito perché pi parallelo deve essere diviso e non moltiplicato per seno di h. Perché? Allora, fammi scrivere qua sotto. Se io conosco già pi parallelo e voglio pi parallelo come lo ottengo? Lo ottengo moltiplicando pi per il seno di alfa. Quindi per avere pi devo dividere pi parallelo per sen alfa, perché se moltiplico per una volta, ancora una volta per sen alfa, ho una grandezza che non è il peso. Non posso moltiplicare per sen alfa. Se moltiplico per sen alfa, P diventa più piccolo di P parallelo, invece deve essere più grande, perché il peso P è un vettore più lungo di P parallelo. P parallelo è solo una sua componente. E se, ripeto, se dato che P parallelo è P per sen alfa, P questo lo ottengo dividendo per sen alfa a destra e a sinistra. Quindi ho P parallelo diviso sen alfa. Sarebbe come dire, se y è 3 volte x, allora x è un terzo di y. Non devo moltiplicare, ma devo dividere in questo caso. Se avessi il peso e volessi pi parallelo, moltiplicherei per sen alfa. Ma se ho il pi parallelo e voglio pi, devo dividere per sen alfa, non moltiplicare. Spero di essere stato Ok, chiaro. Prego. Esercizio numero 4. Una sfera scivola lungo un piano inclinato come in figura. L'accelerazione con cui cade, con cui scivola, è di 7 metri al secondo quadrato. Quanto vale il coefficiente d'attrito tra la palla e il piano inclinato? Ok? Allora, qui si usa la relazione vista prima, quella nell'esercizio 2, che dà l'accelerazione questa, in presenza di attrito, che fatemela copiare. La riscrivo proprio qua sotto. Togliamo le parti che non ci servono. Dobbiamo invertirla rispetto a mi. La nostra incognita adesso è questa. Quindi cosa facciamo? Beh, A vale G sen alfa meno G meno mg cosen alfa. Quindi sposto la parte con mi a sinistra e A a destra e ho mg cosen alfa che è uguale a G sen alfa meno A e divido tutto per G cosen alfa. Quindi il coefficiente vale G sen alfa meno A fratto G cosen alfa oppure dovendo scrivere con la tastiera, veniva G sen alfa meno A. Attenzione, se io scrivo così, diviso G cosen alfa, significa che divido per G cosen alfa solo A. E invece devo mettere tra parentesi tutto il numeratore. La stessa cosa quando faccio i calcoli. Se io digito sulla calcolatrice questa espressione senza la parentesi, la calcolatrice divide per G cosen alfa solo A, non questa. Oppure al limite scrivo G sen alfa meno A uguale al risultato dopo lo divido per G cosen alfa, perché altrimenti la calcolatrice non sa che il numeratore è tutto questo e non solo questa parte. Le parentesi sono essenziali qui.
E facendolo, quindi mettendo i numeri al loro posto, quindi al posto di G981, al posto di A7, al posto di alfa 60 gradi, veniva un coefficiente d'attrito di 0,3. 305 in realtà. Anche qui, attenzione, la calcolatrice deve essere impostata se usiamo i gradi, in gradi, perché se è impostata in radianti, il calcolo non viene corretto in nessun caso. Invece nella correzione M ho visto che praticamente nessuno ha messo le parentesi. Cioè, se uno non lo scrive è un conto, se poi fa il calcolo corretto può funzionare, però l'espressione corretta prevede le parentesi, perché se non metto la parentesi significa divido per g cosa ne fa solo a. Attenzione. Domande? Ok, passiamo al 5. Ah, qui era la scelta multipla, per più semplice. Allora dice, un oggetto di massa 10 kg si trova su un piano inclinato. L'intensità della componente della forza peso parallela al piano è di 50 newton. Quindi qui ci danno già anche qui P parallelo. 50 newton. Poi viene applicata una forza di 300 newton. È diretta, sempre parallela al piano, ma che lo porta verso l'alto. L'effetto di tutto questo è che il blocco di 10 kg accelera di 10 metri al secondo quadrato verso l'alto, quindi l'accelerazione, fatemela disegnare in, che ne so, verde qua sopra, l'accelerazione è verso l'alto. Quindi la forza risultante è verso l'alto, quindi è verso quella dei 300. Quindi la forza risultante, che vale massa per accelerazione, quanto misura? Beh, la massa è di 10 kg, l'accelerazione 10 metri al secondo quadrato. La risultante è di 100 newton, 10 per 10. Ok, quindi, secondo il principio della dinamica, la forza risultante, che risulta essere orientata verso l'alto perché il corpo sale, sarà la forza F applicata di 300 newton, chiamiamola F, meno P parallelo, perché il P parallelo è diretta verso il basso, d'accordo? Che è 50 newton, meno la forza d'attrito. Perché la forza d'attrito è diretta allo stesso segno del peso? Perché se il corpo sale, l'attrito è diretto a scendere. La forza d'attrito è sempre opposta al verso del moto. Se il blocco scivolava, l'attrito era verso l'alto, se il blocco scende, l'attrito è verso, sale, l'attrito è verso il basso. Ok? Da cui qui l'unica incognita è questa, quindi viene che la forza d'attrito a cui è soggetto il nostro blocco vale F meno P parallelo meno la forza risultante. Quindi abbiamo 300 N meno 50 meno 100. Quindi 300 meno 150 fa 150 N. La risposta corretta era la C. Ci sono domande? La chiave di volta è il fatto che la forza risultante, che è calcolabile con i dati, è diretta nel verso in cui il blocco sale. E quindi l'attrito ha un segno meno davanti, prendendo come positivo il verso verso l'alto, il verso della forza risultante. Si poteva fare anche nel contrario, ma allora cambiavano tutti i segni. Non qui avrei dovuto mettere un meno, ma insomma, il senso è sempre quello. Ok? Esercizio numero 6. Osserva bene la figura. Un libro pesa 20 newton. Quindi 20 newton è già il peso, massa per g. E scivola a velocità costante. Questo è un dato
essenziale. Questa informazione è cruciale. Lungo il piano inclinato con un angolo di 30 gradi. Calcola il valore della forza d'attrito. Secondo il principio della dinamica, forza uguale a massa per accelerazione. Se scivola con una velocità costante, vuol dire che la velocità non cambia, quindi l'accelerazione è zero. Il corpo non accelera. E quindi la forza risultante è nulla. Perché se la velocità non cambia, si tratta di moto rettilineo uniforme. E la risultante delle forze applicate deve essere necessariamente zero, primo principio della dinamica. Ma quali sono le forze applicate? Beh, la reazione vincolare e la P perpendicolare si combinano l'una con l'altra. La forza risultante lungo il piano è P parallelo meno la forza d'attrito. Quindi la forza d'attrito vale quanto P parallelo. Cioè, se il peso è di 20 N, sarà il peso per il seno di alfa, ma il seno di 30 gradi è un mezzo, quindi questo vale la metà di 20 newton, per gli amici 10 newton. Questa corretta era la B. Qui non serve conoscere il coefficiente d'attrito, non ha importanza, non mi serve. Quello che è essenziale è il fatto che la velocità è costante. Perché solo in quel caso la risultante è nulla e quindi qualunque sia il peso dell'oggetto viene bilanciato dall'attrito. Il peso dell'oggetto parallelo al piano, scusate. Se così non fosse, se non fosse vero che l'attrito bilancia il peso di parallelo, il corpo accelererebbe. O meglio, accelererebbe se il P parallelo fosse più grande della forza d'attrito, oppure starebbe fermo se P parallelo non fosse sufficiente a superare la forza d'attrito. Se il peso è tale da bilanciare esattamente la forza d'attrito, o viceversa, l'attrito è tale da bilanciare esattamente il P parallelo, il moto è un moto uniforme. Tutto chiaro? Molto bene. Per l'ultimo esercizio. Due corpi sono posti su un piano inclinato. Il primo ha una massa di 5 kg, mentre il secondo di 10 kg. Il coefficiente d'attrito sul piano inclinato vale 0,03 per entrambi i corpi. Quindi probabilmente sono fatti dello stesso materiale. Due blocchi di dimensioni diverse, ma dello stesso materiale. Dunque, al di là di questo, è lo stesso. Quale dei due corpi scivola con maggiore accelerazione? Abbiamo visto prima che, fatemi rifare il disegno, ecco qui abbiamo i due blocchi, questo è il blocco 1, questo è il blocco 2 più grande, questo è M1 e M2. L'accelerazione, torniamo all'esercizio 2, eccola qua, non dipende dalla massa. L'accelerazione vale G per il seno di alfa meno mi volte il coseno di alfa qualunque sia M. Non c'è qua la massa qua dentro. Ricordate, si semplifica dove l'abbiamo fatta. Eccola qua. M va via. Qui M non c'è. Quindi l'accelerazione è esattamente la stessa per entrambi i corpi. La risposta è C. Indipendentemente dalla loro massa. L'accelerazione dipende da G, certo, dipende dall'inclinazione, certo, dipende dal coefficiente d'attrito, sì, ma non dalla massa. I due corpi scivolano esattamente con la stessa accelerazione, quindi hanno lo stesso moto. Quindi se partono, per dire, da fermi tutti e due, la loro distanza relativa rimane identica, perché hanno la stessa accelerazione. Ok? Ultimo esercizio, l'8.
osserva la figura, un blocco di massa m scivola sul piano inclinato. L'accelerazione del blocco è la stessa se il blocco sale o scende? Beh, no, in generale no, perché? Perché se il blocco scende, l'attrito è opposto alla forza peso. Quindi se scende, l'accelerazione sarà G sen alfa meno mi G cosen alfa. Se sale invece, la forza d'attrito è parallela ed è equiversa alla forza peso, quindi l'accelerazione salendo varrà sarà comunque opposto se il senso positivo è quello della salita, sarà dov'era? Scusatemi, ecco, se quindi sale, quindi se questo è il senso del verso positivo, avremo meno G sen alfa meno mi G cosen alfa, cioè la parte dovuta al peso e la parte dovuta all'attrito hanno lo stesso segno. Poi che sia più, entrambi meno, dipende da quale verso prendo come positivo. Comunque i due casi hanno accelerazioni diverse. Perché in un caso l'attrito è opposto al peso, nell'altro caso l'attrito è dello stesso verso del peso. Quindi le due cose coincidono solo se mi è zero. Quindi solo se l'attrito è nullo. La risposta corretta è la A. In generale no. Se c'è attrito le due accelerazioni sono diverse. E la risposta C non ha senso perché comunque non dipende dalla massa in ogni caso, sia che ci sia che non ci sia attrito. Non ha nessuna importanza conoscere la massa. Ci sono domande? Ok, in questo caso direi che ci possiamo fermare qui. Da casa ci sono domande? Sembra di no.